Ciao a tutte! Allora, il video di oggi sarà il video su come pulisco i pennelli. Non avevo intenzione di fare questo video perché ce ne sono tantissimi in giro, però mi è stato richiesto e quindi ho deciso di accogliere la vostra richiesta. Allora, per prima cosa io divido i miei pennelli in due gruppi. Un gruppo sono i pennelli che utilizzo con prodotti in polvere o insomma i soliti prodotti di make-up in polvere o polvere compattata, eccetera. E poi divido un altro gruppo in cui includo tutti i pennelli che utilizzo invece per prodotti fluidi o in mousse, in gel, insomma, prodotti diciamo tra virgolette liquidi. E qui davanti appunto ho steso i pennelli che utilizzo appunto per quest'ultimo uso, ovvero per i prodotti fluidi. Ci sono inclusi per esempio i pennelli da fondotinta, i pennelli a due fibre che utilizzo con i prodotti in mousse oppure con i fondotinta, con i blush in crema e poi i pennelli questi qua più piccolini che sono quelli che utilizzo per esempio per gli eyeliner in gel, che quindi hanno questa consistenza anch'essa liquida, eccetera. E utilizzo il metodo praticamente del detersivo per i piatti, quindi vi servirà un detersivo per i piatti qualunque e un olio extravergine d'oliva, che va benissimo anche un olio extravergine che non abbia una buona qualità, insomma, del discount, tanto per pulire pennelli. E metto in un piatto bianco, sì, un piatto piano, scusate, che bianco, metà detersivo per i piatti e metà olio d'oliva e faccio un mix. Muovo un po' il piatto per mixare appunto i due. Così. E poi comincio a prendere i miei pennelli. Cominciamo per esempio da questo e faccio dei movimenti di questo tipo. Vedete come il colore praticamente passa dalle setole in soluzione in questo mix di detersivo e olio. Praticamente il detersivo fa sì che le setole vengano pulitissime, come se il pennello fosse praticamente nuovo, cioè viene super super pulito e l'olio in un certo senso tratta le setole in modo che l'aggressività del detersivo non le danneggi praticamente, è come un trattamento in pratica. Si scelgono questi due prodotti perché l'olio d'oliva ce l'abbiamo tutta in casa, quindi è un metodo anche abbastanza economico, diciamo. Anche il detersivo per i piatti, d'altronde, è reperibile, insomma, facilmente in una casa e quindi è anche un modo abbastanza rapido, diciamo, alla portata di tutte. Vedete il prodotto in crema? Che diciamo stava sulle setole del pennello è passato dalle setole praticamente in soluzione dentro il mix. Quindi basta che fate dei movimenti così, poi rigirate il pennello così, insomma, finché tutto il prodotto non è passato dalle setole al liquido. Poi lo metto un attimo da parte per farvi vedere, per esempio, un pennello d'eyeliner che quindi è particolarmente zozzo. Come il prodotto passa dalle setole all'olio, insomma, alla mistura, molto facilmente, vedete? Cioè si pulisce subito in 2 secondi e soprattutto si pulisce benissimo, cioè non rimane proprio nessun residuo sul pennello. A volte se utilizzate il metodo dello shampoo, anche per i prodotti fluidi, il pennello non viene mai pulitissimo, cioè spesso le setole rimangono comunque un po' tinte e il prodotto rimane, diciamo, sulle setole e non vengono mai pulitissimi. Io prima lo facevo così, poi da quando ho scoperto questo metodo lo prediligo moltissimo per i prodotti in crema. Facciamone vedere un altro. Vedete? Proprio si tinge tantissimo di nero, si leva tutto il residuo del pennello. Questo, per esempio, è un pennello che ha le setole bianche, che sono diventate completamente nere, perché ovviamente io lo uso con l'eyeliner nero, quindi potete immaginare. Quando lo pulivo con lo shampoo, anche dopo averlo lavato e rilavato, le setole rimanevano comunque scure, non tornava mai bianco. Invece, con questo metodo torna bianco. Continuiamo finché non tutto il colore non è passato in soluzione.
Eccoci qua, con un getto d'acqua corrente non troppo forte, passo il pennello sotto l'acqua. Molto delicatamente, stando attenta a non bagnare, diciamo, l'attaccatura del pennello, la parte metallica dove si attacca la parte di legno, altrimenti il pennello, se mandate l'acqua là, si scollerà. Uso l'acqua fredda, tiepida. Evitate l'acqua troppo calda, perché è lo stesso motivo di prima, sennò si scolla. È semplicissimo, vedete? È come nuovo, pulitissimo. Passiamo poi al pennello d'eyeliner. Guardate se mette a fuoco, non so se mette a fuoco, però comunque è tornato, magari faccio una zoomata indietro, ecco, vedete, è tornato praticamente bianchissimo, come nuovo, perfetto, pronto per essere riutilizzato, eccolo qui. Per farli asciugare poi mi invento solitamente un metodo, con un baldacchino di gomma piuma, praticamente metto della gomma piuma, e faccio in modo da stendere i pennelli con una leggera inclinazione verso il basso, non so se si nota, però vedete sono un pochettino inclinati. In questo modo praticamente l'acqua non tende a rientrare all'interno del manico del pennello, perché se voi mettete il pennello per orizzontale così, l'acqua che comunque è rimasta un pochino nelle setole, indipendentemente da quanto voi le strizzate, alla fine l'acqua resta e tende a riscendere all'interno del manico e quindi compromette, diciamo, la funzionalità del pennello, perché dopo un po' il manico potrebbe andarsi a staccare proprio per questa acqua residua. Quindi quando voi li mettete ad asciugare è importante che li mettete con una certa pendenza, in modo che l'acqua, diciamo, per gravità scola verso il basso, anche una leggera pendenza come ho fatto io, mettete magari, che ne so, due libri, oppure comunque vi create, vi ingegnate voi con quello che avete a casa per sistemarli in un luogo areggiato e aspettare appunto che si asciughino. Questo metodo per i prodotti, cioè per i pennelli che uso con prodotti fluidi, lo ripeto più o meno una volta a settimana, perché comunque io non uso tantissimo questi pennelli, anche se in realtà quando utilizzate prodotti fluidi in crema i pennelli andrebbero lavati ogni volta, però per pigrizia io comunque non li lavo ogni volta, circa una volta a settimana. Dalla cucina siamo passate poi al bagno e vi faccio vedere come lavo appunto i pennelli per le polveri. E, io uso semplicemente uno shampoo per bambini, si usano questi shampoo perché comunque sono più delicati e quindi tendono a rispettare un pochino di più le setole, sia che si tratti di setole sintetiche che di setole naturali, uso sempre questo stesso shampoo. Prima utilizzavo questo della Nivea, che è shampoo luce di seta, però trovo che questo shampoo lasci un residuo un po' strano, cioè lascia un odore strano sui pennelli, un po' forte, che non mi piace. Poi ne ho provati anche altri, però in assoluto il migliore con cui shampoo che ho provato è questo, quello Johnson's Baby Shampoo. Tra l'altro è molto economico, non più lacrime. E questo qua credo sia quello con la lavanda, lascia un buonissimo odore sui pennelli, lava perfettamente e li lascia morbidissimi. Veramente separa le setole benissimo. E questo lo trovate in qualsiasi stupido supermercato vicino a casa vostra, insomma. Allora, ho bagnato leggermente le setole del pennello con un pochettino di acqua tiepida. E poi ho messo un pochino di shampoo sulla mano, vedete? Questa è la quantità che utilizzo io per un pennello, praticamente una noce di shampoo. E vado a girare le setole del pennello all'interno. Questo qua è il movimento che faccio. Passo leggermente il pennello nello shampoo, lo muovo un pochino senza stressarlo troppo, perché se lo muovete troppo le setole possono tendere, diciamo, a staccarsi dal manico, quindi con movimenti delicati comunque, però fate in modo che lo shampoo penetri, diciamo, all'interno di tutte le setole del pennello, quindi fate anche un pochettino magari di pressione, però sempre con delicatezza, come se vi lavaste i capelli praticamente, finché tutte le setole non sono state belle e lavate con lo shampoo, così. Insomma, si deve venire a creare una specie di spumettina, insomma. E poi passiamo a lavarlo. Vogliamo lavare anche il kabuki e laviamo anche il kabuki, che magari può dare più problemi. Allora, perché è un po' più grosso. Un pochino lo mettiamo sotto l'acqua tiepida, leggermente così, in modo da farlo bagnare.
spengiamo l'acqua. Metto un pochino di shampoo sulla mano. E con il kabuki io faccio, ci vuole un pochettino più di shampoo ovviamente con il kabuki. Comincio a fare dei movimenti rotatori, come quando applico praticamente il fondotinta minerale, sempre con estrema delicatezza. Facciamo uscire, vedete che l'acqua praticamente è color crema dal fondotinta minerale. Facciamo uscire gli schifi. Vedete che qualità perfetta che ha questo kabuki, non perde neanche un pelo. Anche quello dell'elfo non ha perso neanche un pelo, eh? Quello era il complexion brush. E via, facciamo di nuovo la schiumettina. Facciamo uscire con un po' di pressione lo schifo che si è accumulato dentro ed è pronto per essere sciacquato. Eccoci qua, lo sciacquiamo. Cerchiamo di mandare il meno possibile l'acqua vicino al manico. Nel kabuki purtroppo non c'è la congiunzione tra il manico e il legno perché è molto piccolo, quindi non si può ovviare, diciamo, al mandare l'acqua nel manico, però uno cerca insomma di mandarne il meno possibile. Strizzate, quindi piccole pressioni in modo da ripulire bene anche l'interno, che nel kabuki solitamente la parte più difficile da pulire è il dentro. Sto facendo il tutto con la mano sinistra, che non è facilissimo. Ecco qua. Sciacquare bene tutto finché l'acqua non è pulita. Ho steso anche il complexion brush in modo inclinato, stesso discorso di prima. Il kabuki invece lo asciugo in modo un po' diverso. Prendo di solito un Kleenex, quindi tipo questo, e lo metto verticale, così. Cercando di far toccare il meno possibile lateralmente le setole, in questo modo. Perché il kabuki, appunto, dell'acqua deve scolare bene dal manico. E comunque se lo mettete verticale assume una forma finale più bella, se invece lo mettete inclinato viene un po', si asciuga un po' storto e brutto. E questo è quanto, questi sono i miei pennelli e spero che il video vi sia stato utile.